ragazzi, ci avete preso? Sì. Giorno, giorno, tutto bene, grazie. Zucchero, prendi forza. Mi chiamo Stefano, Stefano Maniscalco, faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle dall'ottobre del 2000. Faccio karate, disciplina e categoria pesi massimi più 84. Ho iniziato a fare karate all'età di 10 anni, perché comunque mio padre, essendo istruttore maestro di judo e di arti marziali di karate, ho intrapreso questa disciplina all'età di 10 anni. La borsa appena dopo. A me lo sport piace tutto, infatti mi reputo uno sportivo a 360 gradi. Mi piace tantissimo giocare a calcio al tempo libero, mi piace tantissimo giocare a pallavolo. E da quest'anno vorrei cimentarmi anche nello sci, perché comunque è una disciplina che mi è sempre piaciuta, e quindi a quest'anno vorrei iniziare, andando a fare la settimana bianca che facciamo di solito ogni anno con le Fiamme Gialle a Predazzo, iniziare a sciare. Iniziamo l'allenamento di preparazione con un piccolo riscaldamento che servirà a portare gli atleti in condizione poi di affrontare il resto dell'allenamento senza rischiare di farsi male. Stefano in questo momento sta correndo, 10-15 minuti, corsa e movimenti di ginnastica per prepararsi al meglio per il resto dell'allenamento. Un atleta come Stefano, chiaramente la forza è una componente fondamentale. Un atleta che fa questa categoria di peso deve avere sicuramente velocità, e quindi usiamo anche far pesi in maniera veloce, ma la forza sicuramente è una caratteristica dalla quale non si può rinunciare. Io mi alleno adesso col mio compagno di squadra, che è Salvatore Loria. Lui è il capitano della nazionale italiana di karate, capitano delle Fiamme Gialle, il club in cui milito io. Mio grande amico, quasi un fratello. Con lui abbiamo fatto un sacco di gare a squadre, un sacco di gare. L'ultima medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo, una medaglia di bronzo, nonché due volte campione europeo, vincitore dei World Games. Il mio grandissimo amico, il mio grandissimo sparring, tantissime volte ci alleniamo insieme, sia a Roma, nella sede delle Fiamme Gialle, o a Torino, dove abita lui, dove vive lui, o a Palermo, dove abito io. Facciamo un sacco di cose insieme. Stefano, oltre ad essere un amico, una pedina importante, se non fondamentale, della squadra nazionale e delle Fiamme Gialle. Secondo il mio parere, ma non solo, è l'atleta migliore che abbiamo in questo momento all'Italia, ma secondo me è l'atleta migliore al mondo. Lui riesce a stravolgere un incontro e soprattutto a richiamare le folle. È una persona che emoziona durante l'incontro ed ha la qualità di essere un eclettico, ma anche molto tattico. Per un karateka è importante la forza, però è importante anche l'esecuzione più rapida possibile, e quindi utilizziamo degli allenamenti a circuito, degli allenamenti nel quale l'atleta passa rapidamente da un esercizio all'altro della sequenza prestabilita. Vai Stefano, parti pure. Veloce, eh? Sono 10 movimenti, massima velocità. Vai. Ok, cambio guardia mani e fianchi. Vai, veloce, rapido. Tieni la velocità, ancora, poi agli addominali, eh? Ok, cambio, 20 addominali, vai! 1, 2, veloce, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, vai! 13, 14, 15, 16, 18, 19, i piedi, schippa ginocchiate, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, spinte 45 gradi. Su bello dinamico, eh? Vai. Lungo su bene le braccia, stendi. Vai, balzi ginocchi al petto. Via, 1, 2, su veloce, vai Sadia. 5. Twist in piedi con la piastra, vai. 5 per lato, eh? Vai,
record. Blocca bene il bacino, vai, più alto. Vai, 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 vai. E finisci con ribalta di Euro Jump. Via, via, bene, Stefano. Vai, vai, vai. Credo originariamente una disciplina che viene dall'Oriente, ovviamente Cina, in Giappone, nei primi del Novecento. Poi c'è stata una grandissima evoluzione da karate tradizionale, siamo arrivati poi a un karate più moderno, che l'ha portato poi a diventare quasi come lo è oggi, una disciplina sportiva. Senta. Ovviamente è un po' un gergo del maestro che deve dare a loro delle indicazioni. Abbiamo visto il saluto iniziale che poi conserva un po' la tradizione della disciplina storica, diciamo, dell'arte marziale come era considerata una volta. Disciplina sportiva che mantiene poi i canoni tradizionali, perché si usano tecniche di calcio, di pugno e di proiezione, che sono le tecniche, diciamo, storiche, dove l'atleta può ottenere tutto, però chiaramente rispettando quelli che sono dei canoni, dei regolamenti. Quindi dietro a quella, diciamo così, apparente potenza, forza in cui vengono esplose le tecniche, l'atleta deve comunque sempre conservare un certo controllo, perché delle volte può succedere che ci potrebbero essere anche dei contatti, contatti che vengono sanzionati. Se noi ci dovessimo toccare con ogni pugno che tiriamo, non dovremmo più allenarci o non dovremmo più combattere, ci sarebbero ogni giorno dei KO. Quindi la massima velocità, questo è proprio il punto del karate, la peculiarità del karate: massima velocità, massima potenza con il massimo del controllo. Siamo tutti bravi a tirare un pugno in faccia a una persona, quindi se io volessi tirare un pugno forte a Savio potrei tirarlo, mentre devo fermarmi e toccare. In giapponese si dice skin touch, quindi io tocco senza recare danno. Massima velocità, massima potenza, bam! Bam, questo. Bam. 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 Skin touch.